251 punti, 45 vittorie, 138 reti realizzate e solo 55 subite. Oggi la nuova Santa Maria delle Mole può mettere il punto esclamativo su un biennio irripetibile. Se batte l'Alba Longa, la squadra di Diego Leone riscrive la sua storia ed entra di diritto in quella del calcio dilettante della nostra regione. Benvenuti al Ferraris, amici di Fuoriarea. Buongiorno da Andrea Dirix ed Alessandro Serra. Lancio profondo, prova Petrangeli ad arrivare, Fazio in anticipo, ma Petrangeli ringhia sul pallone e lo recupera, poi scambia bene con Mazzotti, pallone di ritorno ancora per Petrangeli, va alla cross, attenzione, Bottoni su sinistro, miracolo di Cardella, strepitoso Cardella. Brutto il numero 7 ex del pisoniano del Fidene, traiettoria sul primo palo, un uomo a terra, attenzione Toscano sul fondo, occasione per l'Alba Longa, c'è stata anche una deviazione. Studia il piazzamento dei suoi bottoni. Pallone verso Verdini. Cardella se la ritrova tra le braccia. Arriva Giuffrida con calma. Prova a girarsi su se stesso e poi serve splendidamente Mazzotti sulla corsa. Occhio a Mazzotti. Possibilità per la formazione di Leone. Vince un rimpallo. Scarico verso Petrangeli che carica. Pallone ancora sul fondo. Con il piattone verso Giuffrida. Giuffrida dentro per Bottoni. Quasi in zona tiro, lo prova Cardella. In due tempi la inchioda al suolo il portiere dell'Alba Longa. Va dritto in area Empoli, poi Cesaro prova e pallone che termina sul fondo. Ha ottime doti balistiche, potrebbe provare la battuta diretta, fischia l'arbitro, due uomini in barriera, Empoli suggerisce in area, colpo di testa, rete, Panella, Panella, il gol dell'ex, Panella per il vantaggio del Santa Maria delle Mole al 38esimo minuto. Lasciato clamorosamente libero di coordinarsi all'altezza del dischetto, la mette in fondo al sacco e regala il vantaggio alla formazione di Diego Leone. Adesso esplode il Ferraris. Si vede Giuffrida, riceve lui il pallone, lo rovescia in area, attenzione Mazzotti, lo domestica bene, poi Empoli da fuori, pallone sul fondo, Spiniello va profondo verso Giuffrida, Pestozzi lo anticipa, stavolta a vuoto Trinca, grande recupero di Empoli, Empoli dentro, Bottoni anticipato, forse con un braccio Petrangeli e poi la conclusione sul fondo. Vi sbloccato il risultato di questo match, attenzione alla possibilità dell'Alba Longa, la spinge Trinca, Trinca al limite, Trinca col mancino, alto. Buon lavoro da parte di Forcina. Poi Cesaro profondo alla ricerca di Toscano, deve uscire Brugnettini con la testa, attenzione è finita, Raudino prova da fuori, Brugnettini controlla, il pallone termina sul fondo, calcio d'angolo per l'Alba Longa, Cesaro forte e teso, Toscano e poi colpo di testa di Forcina, murato da Paduano, riceve Trinca, poi perde il pallone, attenzione Mazzotti prova a caricare da fuori, una deviazione, pallone sul fondo, anzi non c'è stata, in netto anticipo c'è Verdini, prova a eludere nella marcatura, poi finiscono a terra in due, attenzione Di Donato, Di Donato, Di Donato, Toscano e poi Mazzotti allontana la minaccia, si è divorato il gol del pareggio, al limite, allaccio dentro, pallone diventa buono per Forcina, vuole uno contro uno, ancora Forcina entra in area, pallone dentro, Brugnettini sul primo palo, con l'esterno del piede Mazzotti in verticale per Petrangeli, Petrangeli vuole uno contro uno con Amico, la mette dentro, attenzione, prova ad arrivare Bottoni, anticipato Giuffrida, non arriva, c'è Empoli dal limite, Empoli, Cardella, la tiene lì, ne viene fuori Empoli, che col piattone con calma, serve bene Giuffrida, parte in verticale subito Petrangeli, non c'è fuorigioco, Petrangeli, Cardella lo mura, non è finita, Giuffrida al limite, Giuffrida, rete, 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 Giuffrida sotto il 7, e questo può essere il gol della D. Un gioiello di Cristian Giuffrida, pallone a togliere la ragnatela sotto l'incrocio dei pali e adesso scoppia l'inferno all'Atilio Ferraris per il raddoppio del Santa Maria delle Mole. Tocco di Donato, parte Michele Gallaccio, il pallone che sfiora il palo e termina sul fondo, qui riceve il pallone intanto, poi c'è il traversone, Scioffi a un passo dal bersaglio grosso, finirà il match. Controlla il cronometro, il direttore di gara e finisce qui, e finisce qui, dopo un biennio leggendario il Santa Maria delle Mole vola in Serie D, due campionati vinti di seguito, ha frantumato tutti i record, la formazione di Diego Leone
esplode la festa di un pubblico strepitoso che è stata una componente fondamentale per questo trionfo.